Nel 2007 Subsonica hanno pubblicato L'Eclissi, un album che vede il loro ritorno alle origini, quindi all'elettronica e ai ritmi digitali. Contemporaneamente sono partiti per un tour che addirittura ha dato alcune date sold out prima ancora che l'album potesse uscire e che ovviamente si è perfezionato di tappa in tappa, riuscendo quindi ad unire grandi mezzi con una scenografia assolutamente d'avanguardia. Tornando all'Eclissi, è un album assolutamente importante, segna quindi un cambiamento per quanto riguarda la band, un cambiamento che li riporta alle origini ma che soprattutto li riporta a Torino. Infatti è un album che all'inizio doveva essere progettato per la scrittura e quindi per la ricerca delle sonorità in giro per l'Europa, quindi in una sorta di mini tour creativo per le principali città europee, ma che poi invece è stato deciso di collocare, di partorire direttamente a Torino in una saletta allestita direttamente dentro Casa Sonica. Quindi è l'ennesimo lavoro dei Subsonica a nascere nella città natale, e questa sera ascolteremo sicuramente dei pezzi dell'Eclissi, perché si tratta dell'Eclissi Tour, ma anche alcuni pezzi del passato. Quindi nella setlist di questa sera non mancherà niente, addirittura una cover di Battiato. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio di tutto questo con i Subsonica, vediamo. Come state vivendo, insomma, questo tour che tra l'altro sta quasi per finire, almeno per questa parte? So che questa è la penultima data. La penultima data, e poi ci sarà una sessione estiva. Ma io dico che intanto siamo molto fieri di questa tournée, di questo spettacolo, di questo concerto. Ci è capitato di vedere la ripresa del live e siamo rimasti tutti decisamente stupiti dall'effetto. Abbiamo cercato di fare una cosa che stupisse anche noi. Abbiamo in qualche modo tentato di riportare sul palco un po' l'attitudine che abbiamo anche in studio, ed è quella di non dare più spazio ad un elemento della nostra musica, ma rendere tutto quanto sullo stesso piano. La voce è importante quanto la batteria, quanto gli arrangiamenti di chitarra e di tastiere. Il ritmo, tra l'altro, è una parte molto, molto importante della nostra musica. Tra l'altro notavo che siamo, come dire, esattamente nella stessa formazione vostra del palco. Sono allineata anch'io, insomma, un po' anche fermata del pullman, però sì, vi vedo e vi sento. Tu sei più colorata. Sì, è vero. C'è sto smalto che grida proprio, È vero, disturba molto. La prossima volta mi vestirò di nero. Torino. Allora, io so che all'inizio, per la lavorazione dell'Eclissi, quindi per la scrittura, credo, avete pensato di girare, di fare una sorta di tour europeo in diverse capitali, ma poi avete rinunciato anche, forse soprattutto perché era invece un ottimo momento per godersi Torino, che forse mai come in questo momento è connessa, è vicina, sì, all'Europa. Era una delle idee iniziali. Ci siamo poi soffermati a Torino perché, uno, il centro nevralgico delle nostre operazioni, la Casa Sonica creata da Max ormai da anni, in Piazza Vittorio, con i muri, tutto il centro nevralgico di quello che ruota attorno a noi è lì. E in effetti, adesso come adesso, Torino è connessa al resto dell'Europa. Allora, domanda a cui però non voglio sentire risposte tipo umili e carine. Vi siete sentiti responsabili comunque in modo positivo anche di questa trina un po' negli ultimi anni? Ah, non rispondo io proprio. Anche per progetti paralleli. Noi siamo stati sicuramente testimoni di quello che è successo a Torino negli ultimi 15 anni e che ha determinato anche un po' quello che siamo fondamentalmente. Fossimo nati altrove, in un altro momento, non saremmo stati Subsonica, di sicuro. A proposito appunto dell'essere così tanto in realtà sync con quello che succede, l'attualità, la realtà, io nel frattempo sono arrivata al capitoletto Subsonica e i temi sociali. Se c'è una cosa che credo sia assolutamente fuori discussione, il fatto che comunque ogni vostro album è estremamente legato all'anno d'uscita, comunque ai suoi tempi. Quest'ultimo forse più che mai, per diversi motivi. Ma è fuori discussione che la musica non nasce mai dal nulla.
è sempre il riflesso di un'esigenza sociale. I linguaggi musicali sono spesso la voce dell'emarginazione, questo ci insegna la storia della musica più recente. Cioè, ci piace che continui a essere impregnata di realtà. Per noi la realtà non è automaticamente un meccanismo di denuncia, per noi la realtà è anche semplicemente il racconto anche nelle sue pieghe controverse e quindi i temi che sono d'attualità e sono spesso temi sociali. E non solo, perché comunque insomma avete anche collaborato con altro, dal sociale o comunque sociale ma raccontato in un altro modo, quindi sono tanto per citare alcuni, appunto i Wuming, Roberto Saviano, Morozzi, Jenna. Come sono nate queste collaborazioni? Sono nate dalla passione che all'interno del gruppo alcuni hanno nei confronti della letteratura in generale, della nuova scena letteraria. Tra l'altro abbiamo uno scrittore all'interno del gruppo al quale girerei questa domanda. La letteratura è una cosa fantastica. Dove ci possiamo discostare, allontanare, guardarlo bene mentre ci racconta. È un gioco meraviglioso di fantasia, libertà spirituale, intellettiva. Alla fine devo dire che noi rimaniamo grandi appassionati di letteratura per il semplice fatto che, stando innanzitutto sempre in giro, noi abbiamo poco amato la televisione in generale, anche se forse non è il momento esatto per dirlo, però non siamo proprio grandissimi fan del televisore. Invece, stando in giro, in questi anni, come dire, la passione della letteratura è stata viralmente trasferita a tutti noi, quindi non è insolito scambiarci libri di qualunque genere, quindi dalla saggistica alla narrativa in generale. Abbiamo amato molto gli scrittori italiani proprio perché hanno avuto la capacità, specie negli ultimi anni, di raccontare il presente, un po' come facciamo noi magari nella musica, in un contesto letterario. Poi, essendo amanti delle spie e del thriller, del poliziesco, del noir in genere, tutto quello che l'ha raccontato e l'ha raccontato in Italia, magari svincolandosi dai canoni americani, ci è sempre piaciuto e ci è sempre molto divertito, quindi dai vari Lucarelli, ai vari Jenna, ai vari Rigosi, sono bellissimi, che bomba. È un momento di possibili cambiamenti in Italia. Voi che prendete molto spesso una posizione, tra l'altro rispettabilissima, mi sapete dire come vedete prossimamente, insomma, adesso senza magari fare date e nomi, ma come vedete il Subsonica fra 20 anni? No, troppo, 15, 5. Proverei a dirti, sì, vedi, ci sono opinioni contrastanti, chi con i capelli, chi senza. Io credo comunque belli, belli naturalmente come il sole, come possiamo adesso, rappresentiamo anche il fiore di questo paese, possiamo dirlo serenamente, tranquillamente. Ci auguriamo di percorrere una carriera felice, di essere sempre una bella famiglia, di rimanere i ragazzi di una volta, di credere che il mondo possa cambiare e magari di cambiarlo con le nostre mani, sporcandole. Quello soprattutto, e ci auguriamo che gli anni che ci attendono siano più sorridenti di quelli che probabilmente a breve ci attenderanno. Potevo dirlo? Facciamo due take. La prima è, raga, ci stiamo dentro. L'altra è, raga,